L'unica cosa certa per ora è che la proroga al 28 agosto per il blocco dei licenziamenti salta. Non c'è nel sostegni bis. Sindacato e industriali in Veneto come si rapportano? Le preoccupazioni che abbiamo è che non c'è una visione chiara del futuro. Ci sono delle dichiarazioni dove si dice che non c'è nessun problema e nello stesso tempo c'è un'incavolatura generale nel momento in cui si parla di blocco di licenziamenti. Dunque qualcosa non va. La nostra impressione è che in questo tempo si sia perso troppo tempo, ovvero non si è fatta la formazione necessaria, non c'è uno studio necessario per capire quale sarà il futuro produttivo di questa regione e questo ci preoccupa molto. Sembra proprio finanziamenti a pioggia per accontentare un po' tutti. Io credo che in un momento come questo di rilancio di un'economia importante come è per il nostro paese e per il nostro Veneto abbiamo tutti bisogno di qualcosa di diverso, di concreto e di lealtà da parte di tutti e il sindacato farà di tutto per far sì che tutte queste cose vadano in questa direzione. Penso che le prossime settimane saranno cruciali, ci stanno già uscendo le prime indagini, sembra che almeno per il nostro territorio non sarà così grave la situazione dei licenziamenti, per questo anch'io chiedevo fortemente di andare verso lo sblocco, che non vuol dire lasciare i lavoratori da soli, ma iniziare un po' alla volta a tornare alla normalità. È del tutto evidente che il Veneto ha una marcia in più, ha una fortuna in più e io credo che da una situazione come questa, se gestita con intelligenza, possiamo venirne fuori proprio bene. Credere nell'impresa, credere nel lavoro, con il blocco ulteriore dei licenziamenti, come si combina? Si combina bene, perché secondo me è stato fatto un errore semantico dall'inizio. Il blocco vuol dire, presuppone che domani mattina se qualcuno sblocca tutti licenziano. Io non conosco neanche un imprenditore che voglia licenziare i propri collaboratori. Io quando parlo con i miei colleghi imprenditori, io sono un imprenditore, voglio assumere, non voglio licenziare, perché voglio crescere e si cresce grazie alle persone, non grazie ad aspetti che invece non riguardano l'azienda. Chi fa impresa, un artigiano, mira a fatturare di più e vuole crescere, un industriale è uguale e si cresce sempre con le persone. Perciò esco dalla polemica blocco sblocco e invece entro in un'altra polemica, che è quella di mettere in piedi tutte le azioni per investire e per credere nell'impresa.